Brigitte Nielsen, Stefano Mascherelli, Silvana Pampanini, Massimo Girotti, Antonella Clerici, Fabio Testi, Francesca Rotta, Leandro Baldi, la signora Coriandoli e il nostro amato Gian Piero Galeacci. Allora, in qualche maniera abbiamo voluto fare delle coppie, Gian Piero Galeazzi con siamo la nostra signora Coriandoli. Sì, però la mano la tengo. Siamo già in intimità. Vi vedo già manina. Allora, carta e penna per voi che state a casa. Willy, spiega tu questo test in che cosa consiste. Allora, vi sono 10 domande, sì? In cui le coppie devono rispondere in segreto, cioè ognuno deve rispondere, sono 3 risposte A, B o C, e ognuno deve rispondere senza far vedere, senza dire all'altro o all'altra, e alla fine faremo la somma per vedere quante risposte sono comuni nella coppia, e questo sarà l'indice della loro intimità. Intimità. Allora, questo è un gioco che riguarda esclusivamente alle coppie, no? Sì. Chi è singolo può fare? Lo fa con la sua coppia immaginaria, con metà immaginaria. Perfetto, allora possiamo farlo tutti, cioè potete farlo tutti. Io mi astengo ovviamente, no, perché sono la conduttrice, non posso. No, noi ce lo facciamo insieme. Noi due? Sì, va bene. Vamo, va, tanto va, sta fa di tutto. Facciamo pure questo. Caro Fabio, prima domanda. Allora, vado, sì. Professore? Sì. La migliore definizione dell'amore. A. L'amore è come il vapore che nasce dai sospiri degli innamorati, frase di Shakespeare, Romeo e Giulietta. B. Tutto il piacere dell'amore nel cambiamento, Don Giovanni Molière. C. In amore non ci sono né crimini né delitti, ma solo errori di gusto, di Paul Géraldi. Allora, A, B, scritto? Signora Pampanini? A, B o C. Volevo sapere a quale domanda tu hai risposto. A, qual è la tua frase, qual è quella che sì. ti piace di più, quella sì. che corrisponde al tuo modo di amare. A, sì. B o C? Io no, rispondo alla C, perché in amore non ci sono, quando è amore vero, microfono. Non ci sono né crimini né delitti, ma solo errori di gusto. Di Paul Géraldi. Di Paul Géraldi. C'è una più, adesso una domanda un po' più sensoriale, la 7. Qual è il senso più importante in amore? Il tatto, la vista o l'olfatto? Il senso più importante in amore. Sì, per te, cosa diresti? Per me? Sì. Il senso più importante in amore, il tatto, la vista e l'olfatto. L'olfatto. L'olfatto, anche per me. Per me l'olfatto. Anche per me. Brigitte, tu? Se una persona è innamorata o innamorata, per me è... uno brutto o bella, non c'entra niente, toccare è una sensazione più importante nella vita. E quando uno tocca, se si sente bene, vuol dire che va tutto bene. Per me. Nel stesso senso. Allora, siamo arrivati all'8ª domanda. Preferisci fare l'amore a al mattino? B, alla siesta, sarebbe nel primo pomeriggio? C, alla sera. Signora Coriandoli. Guardi, al mattino per me è impossibile perché mi alza alle 5:30 e devo fare sti lavori. La siesta, fatti riposino, guai chi mi viene a svegliare. La sera l'occhio non vede e si può fare quello che si vuole. E grazie. Galeazzi, per te? Io dopo pranzo. Come? Dopo un pranzo. Sarebbe sempre allora, perché tu mangi continuamente. Quando... Però si addormenta lui, quando... lo devo svegliare. Quando esce la signora Coriandoli? Allora, la coppietta Lotta Baldi, volete rispondere? Loro ridono, si divertono moltissimo. Franceschina? Aleandro? Sì. Allora, beh. Mattino, siesta o sera? Però che domande, professor Pasini, no, veramente. In ugual misura. In ugual misura. Sì, sì, no. Francesca? Sempre. Non c'è un orario. Sempre, sì, hai capito? Una golosa. Fabio, tu? Ma veramente, secondo me ci sono dei periodi ben precisi. I periodi che si fa mattina, mezzogiorno e sera. I periodi che si fa... sera e notte, e di periodo si fa solo la notte, dipende.
Dipende. No, signora Coriandoli, non è chi così. Chi altro mi vuole rispondere? Quando mi saltava addosso tutti i momenti sono Mi vuoi rispondere a questa domanda? Io sono dello stesso avviso. Sempre. Quando ti viene la voglia, sempre. Va bene, allora arriviamo sulle ultime due che sono un pochino più ospiziose. Falle tu, guarda. Parlare durante l'amore, parlare è eccitante, divertente o disturbante? Io direi senz'altro divertente, a volte eccitante. E a volte disturbante, no. Beh, dipende se uno fa... Che paura, se uno sta là e tutto contenta, uno... Ma così mi sento un po' sbagliato, onestamente. Sbagliamo che è eccitante, no? È vero, ma mi ricordo di un marito che si lamentava che la moglie al momento buono dice oddio, ho dimenticato di comprare il pane. Era assolutamente distratta. Signora Coriandoli, io vorrei sapere lei che cosa... Ah, guardi, io mai. Perché delle volte mi potrei prendere paura se lui pensa delle cose, chissà che cosa. Se pensa delle altre, io mi spavento, per me mai. Guardi, al mondo ne ho viste di cotte e di crude io. Se avesse avuto un marito come il mio, un animalaccio così, si sarebbe spaventata anche lei. Ma bastava, non funziona. Allora, dargli un colpetto da qualche parte. Gliel'ho già dato, signore, gli ho fatto il coniglio con le cose e sei rimasto secco. Così non impara. È possibile. Così impara. Ah, proprio sì. Ah, era destino, tanto. Ho capito. Beh, meglio molto lui brava. Che vuol dire che verrò da lei per delle lezioni, signora Coriandoli. Adesso avete finito voi. Adesso confrontatevi, voi siete delle coppie, no? Confrontatevi. Tra di voi, Brigitte con Masciarelli, Giucas con Vittoria, Irene Massimo, Silvana con il proprio... Certo, Fabio Testi, Antonella Clerici, Francesca Lotta, Leandro Baldi, la signora Coriandoli e Giampiero Galeazzi. Io invece saluto e ringrazio il mio compagno, si fa per dire. No, come no? Non hai in comune niente. Neanche. Vabbè, allora finché vi mettete d'accordo voi, ascoltiamo una bella canzone. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. La sussurrerà. E la sussurrerà. La sussurrerà. Che l'importa del mondo quando tu sei vicino a me. Io non chiedo più niente al cielo se mi lascia te. Che mi importa del mondo se tu sei con me. Se tu sei con me. Se tu sei con me. Tengo una dica, accarezza, senza pronto gamo brucia, ma perché non mi dà pace, tu desideri e te, accarezza, tu si mana valutare, Ascolta tutte peccate, stringiamo un braccio a te. Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao, mi dispiace. Doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare così sì, ma che ti amo così sì, ma
soffrendo. Tu stai soffrendo. Cosa posso fare per te? Mi sono innamorata. E per te pace non c'è. Stati con noi per questa giornata di San Valentino e che dire, speriamo di festeggiarne ancora tante giornate poi come questa, forse non dovrebbero arrivare una volta all'anno, ma dovrebbero sempre essere delle giornate di un certo tipo, ecco, per quelli che si vogliono bene, per cui speriamo veramente che ci sia ancora tanto amore. Viva l'amore! Viva l'amore! E non solo per San Valentino! Allora grazie Silvana, grazie di essere stata con me, con noi. Spero di vederti presto. Prestissimo Massimo, grazie. Grazie dell'ultimo ballo. Soprattutto. Beh, tra di noi speriamo di vederci presto. Mai ultimo. Ultimo per questo mese. No, questo era l'ultimo delle canzoni bellissime che hanno cantato Teddy Riner e Rita Pavone. Ma io, essendo una sua grandissima ammiratrice, spero di ballare ancora con lei. Bello. E ancora la signora Coriandoli. Oh, guardi che emozione, tante celebrità. Io non sono all'altezza, sono di Bagnacavallo. Com'è stato per lei emozionante questo ultimo ballo? Oh, guardi, sono svenuta dentro di me 4 volte. Dov'è il suo ragazzo? Vieni qua, eccolo qua, il suo ragazzo. Ha ballato con tutte. Sì. Bravo, una bella vergogna. Se c'era Pasini, ti facevi il testa pasta, te. La stringeva un po' troppo, però. Io non lo so. Recupererò, Vittoria, grazie anche a te di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie, bravo. Francesca Lotta, eccola qua. Si è rimasta senza cavaliere. Aleandro se n'è andato. Brava. Non è rimasto fino alla fine. Comunque, tanti auguri anche grazie. A te. Grazie. E adesso finiamo, visto che questa è un'edizione speciale di Domenica in San Valentino, finiamo con la nostra sigla, che è quella proprio di Domenica in. Sigla! Voglio dare subito del tu a chi sta davanti alla TV. Tu che stai pranzando o stai cucinando, tu che ti prepari, c'hai il caffè. Tu dove vai? Resta qui, questa la
ci guardi, sei sicuro che fai gol. La tua domenica è qui. La tua domenica è lì. E siamo qui per cantare. E siamo qui per giocare. E siamo qui per ballare. La tua domenica è qui. Guardami, guardami, quando dico io, quando dico io, quando dico io. La tua domenica è qui, la tua domenica è lì. Ma è più bella la festa, che qualcosa di resta, dentro il cuore e la testa. Qui da Sanremo, grazie alla città di Sanremo, grazie! Ciao!